Oggi andremo ad analizzare un pacco batterie che ci è stato fornito da un nostro cliente che ha acquistato online, però dopo qualche settimana ha riscontrato dei problemi tecnici e il cliente stesso aveva prontamente riparato facendo le dovute saldature e roba varia. Oggi lo abbiamo qui nel laboratorio appunto per mostrarvi cosa il cliente ha ricevuto e le lavorazioni che i prodotti low cost possiedono. Andiamo innanzitutto ad aprirlo. In linea generale questo doveva essere un pacco batterie 18650. Il cliente aveva ordinato questo pacco batterie 18650 12 volt e da quando appunto il cliente ha avuto le complicazioni, le problematiche di malfunzionamento, avendo smontato diciamo questo contenitore, ha potuto constatare che le batterie in uso non erano realmente quelle di descrizione del prodotto. E infatti ora lo andiamo ad aprire. Innanzitutto è uno scatolo di cartone ricoperto da un nastro per sigillare. Eccolo qua, questo era il nastro grigio per sigillare. C'era anche del nastro blu. Andiamo ad aprire il tutto, buttiamo i resti e questa è la struttura della nostra batteria. Semplice cartone. Perfetto. Andiamo ad aprirla. Perciò, come dicevamo, qui noi dovevamo avere delle batterie 18650 che ci alimentavano il nostro carico. Il cliente, non avendo esperienza in merito, non sapendo che non era possibile al prezzo d'acquisto andare a prendere un prodotto di qualità, si è fidato della descrizione del venditore e ahimè ha ricevuto tutt'altro prodotto, un prodotto tra parentesi anche malfunzionante. Ecco qui, questo è il motore di tutto. Abbiamo tre celle agli ioni di litio come delle semplicissime batterie del nostro cellulare, sottilissime. Eccole qui, andiamole a analizzare. Vi ricordo che questo pacco batterie doveva avere in diciamo come capacità 2.000 milliampere ora, 3,7. Perciò, facendo la somma, sono tutti e tre da 2002. Sì, forse no. Vediamo sulle dimensioni. Allora, sulle dimensioni dovrebbero essere tutte uguali. Perciò 2, 4, 6, 6600 milliampere ora. Per quanto riguarda le connessioni, le interconnessioni, i cablaggi, possiamo vedere anche ad occhio nudo che non è un lavoro che è accettabile. Ecco. Abbiamo un LED con del nastro isolante appunto per isolarlo da cortocircuiti, un interruttore con tutti i cavetti, in linea generale
Al momento funziona, però per quanto riguarda la qualità dell'impianto possiamo dare un 4 scarso, tra la struttura che è incartonato, perciò non protegge in maniera efficace le celle da eventuali colpi, invece quella che abbiamo ordinato noi è già in materiale plastico più robusto e ci permetterà di avere una sicurezza in più per quanto riguarda le botte accidentali. Andiamo anche a smontare le celle facendo molta attenzione a non fare cortocircuiti, perché queste, anche se non sono le 18650, sono sempre delle lirio e se cortocircuitate hanno tutte lo stesso vizio. Andiamo a staccarle. Per quanto riguarda qui la connessione, come vediamo, sono tutte connesse in serie a carico 4,2 e 12,6. Sono tutte connesse in serie, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo e negativo in uscita. Ora andiamo a prenderne una sola come esempio, sperando che facendo il test su una gli altri siano simili e abbiamo la stessa misurazione anche per gli altri. Prepariamo la cavetteria. Ok, prepariamo la cavetteria per misurare la tensione di uscita di questa cella, che come sappiamo carica al massimo è 4,2, scarica è sotto i 3 ed è 4,1, perciò anche queste celle sono mediamente. Ora a testare con la nostra strumentazione da laboratorio.